Ecco, pensavo che in effetti sì, comandare è meglio che fottere, dice il proverbio mafioso, cioè almeno io l'ho sempre visto come mafioso, siciliano mafioso, comandare è meglio che fottere. Pensavo che anche se lo trovo deprimente, probabilmente è vero, è molto vero, perché le relazioni amorose intanto pertengono molto più al comandare che al fottere. Legare un'altra persona a sé per riempire le proprie insicurezze significa comandare a quella persona e si ha talmente desiderio di comandare che si accetta anche in cambio di essere comandati, quindi la relazione pertiene molto più al comandare che al fottere. E poi non è solo questo, è proprio ancora a monte di questo, la psiche e la ragione. La psiche e la ragione non sono la stessa cosa, lo so, però la psiche mi sembra più vicina alla ragione comunque che all'istinto, che più vicina alla ragione che agli odori, ai sentori, ai sapori, alle luci. Questo fiume qui davanti non ha nulla di ragionevole e neanche di psichico. Lo diventa mentre lo guardo e lo descrivo psichico forse, ma non ne ha nulla, è così di odori, corpi, sapori, sentori. La psiche ci si butta sopra dopo. Ma come ci si butta? E questo è il punto. Se fosse importante il fare l'amore, che è la traduzione in italiano di fottere, di questo orribile fottere usato dai mafiosi siciliani e non solo da loro, se fosse importante Eros, diciamo, la psiche avrebbe costruito qualcosa di adatto a Eros, cioè. Perché la psiche in fondo a che cosa serve? A giustificare le cose che ci interessano. Se Eros fosse stato più importante del comandare, la psiche avrebbe costruito un mondo psichico in cui quelle rare volte che due persone in quanto corpo, due persone a monte della psiche si attraggono chimicamente, si attraggono per le luci, le ombre, i sapori, gli odori, quella che chiamano la chimica. Se questo fosse stato davvero importante, la psiche avrebbe costruito tutto un sistema per cui viene privilegiato questo, cioè avrebbe costruito un sistema psichico, ragionevole e anche sociale alla fine che ne deriva, un sistema in cui questo viene messo al primo posto. Cioè quando due corpi, diciamo corpi, ma due persone pre-psichiche si attraggono, la psiche avrebbe creato tutto un sistema per cui viene favorito in tutti i modi il baciarsi e l'accoppiarsi e tutto il resto viene messo in secondo piano. Invece è successo esattamente il contrario, è successo che questo istinto è stato imbrigliato per altri scopi, scopi vili, di potere e anche considerati più nobili, di accoppiamento stabile, di relazione, di società, famiglia, produzione e quindi che comunque appartengono sicuramente più al comandare che al fottere, più all'avere una relazione e quindi un dominio, perché in ogni relazione c'è dominio, e quindi comandare, piuttosto che al fare l'amore che invece non crea nessuna. Direi che nella sua versione perfetta il fare l'amore non crea nessuna relazione, è una relazione, non la crea. E invece è ampiamente subordinato al crearla, cioè al creare una relazione che poi è d'altro tipo, è una relazione di legame, quindi di dominio, quindi di comandare. E quindi sicuramente nella società comandare è infinitamente più importante che fottere. Hanno ragione i mafiosi siciliani, per triste che sia ammetterlo. Dopodiché, certo, a queste cazzate che sto dicendo in riva al po' si possono fare tutti i correttivi che si vuole, si può dire che in realtà quel comandare è appunto è la relazione, è una roba bellissima, fantastica, meravigliosa. Resta però il fatto che, sì, sarà anche bellissimo e meraviglioso, però resta il fatto che comandare è meglio che fottere, stabilito questo, che insomma la struttura è più importante del desiderio, il desiderio se non viene incasellato in una struttura è anzi anarchico, è pericolosissimo. E qui infatti è sempre stato condannato dalle religioni, ma non solo, anche da poteri laici. Mi colpì sempre l'identico bigottismo di regimi religiosi e di regimi comunisti. Anche la Romania di Ceausescu era bigotta esattamente come uno stato di inquisizione dal punto di vista dell'imbrigliamento dei desideri sessuali. E quindi forse non è che ci sia qualcosa da fare. Io potrei fare i miei discorsi contro i poteri, però è evidente che il potere costruisce il fatto che comandare sia meglio che fottere, perché questo fonda la società. Probabilmente se fottere fosse più importante che comandare, non ci sarebbero gerarchie, forse non ci sarebbero nemmeno leggi, quindi sarebbe impossibile, perché sarebbe tutto un casino. E quindi forse va bene così, va bene che comandare sia meglio che fottere, anche se suona triste, 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 triste. Anche in natura, del resto, stavo guardando adesso quelle anitre in lontananza. Anche in natura, fondamentalmente la sessualità non esiste in natura, esiste il potere. È il potere della vita che vuole replicarsi con il proprio patrimonio genetico. Vabbè, ma adesso non voglio allargarmi. Volevo solo dire che è vero che comandare è meglio che fottere. Me ne sono reso conto stamattina in riva al Po. E amen. E così, fine. Ah no, solo una cosa ancora da aggiungere. Per me comandare non è meglio che fottere, quindi sono profondamente un disadattato.